Liberi.tv, spazio certi diritti, in nostra compagnia quest'oggi Cristina Lio, scrittrice di un bellissimo romanzo dal titolo molto programmatico che è Chi resta deve capire. Ti saluto Cristina innanzitutto. Ciao Riccardo, grazie per l'invito alla tua trasmissione. Grazie a te di aver partecipato, di essere intervenuto per parlare del tuo romanzo, del tuo libro. Io partirei proprio da qui, dalla motivazione che ti ha spinto a scriverlo e dal racconto in sé, visto che all'interno ci sono molti personaggi con delle personalità davvero molto interessanti. Sì, il libro è nato diversi anni fa, anche se poi nel corso del tempo ho raccolto comunque riflessioni, idee sulla mia esperienza, quindi si può dire che è molto biografico ma non totalmente. Nasceva dalla necessità, dalla voglia di raccontare la storia di una grande famiglia allargata, diciamo così, come si potrebbe dire oggi, quindi una famiglia fuori dal comune, soprattutto parlare di alcuni temi come ad esempio il nascere dei legami affettivi, ma anche poi il senso di perdita, di abbandono che possono anche conseguire. Più che pragmatico, il titolo diciamo che rimanda forse ad una sorta di, come dire, consapevolezza dolorosa del senso della perdita, quindi la difficoltà di capire o di non capire a volte quello che sta alla base dei legami affettivi, ecco. Anche perché poi, questo lo possiamo dire, la protagonista è una bambina comunque di 11 anni, almeno all'inizio del libro, quindi ci sono dei ricordi di infanzia, giusto? Sì, sì, la storia è narrata dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista di una ragazzina di 11 anni, poi 14 e 15, quindi certo. Da un punto di vista particolare che è appunto quello di una persona che sicuramente non vive le esperienze di tutti i suoi coetanei, ma fa una... come dire, un percorso di vita diverso. Certo, certo. All'interno di questo tuo racconto, dicevamo prima, c'è un susseguirsi di personaggi, molti di quali hanno una personalità, io dico, controversa, e forse quella che colpisce di più, almeno per chi leggerà il libro, almeno per me è stato così, è quella di Veronica. Vogliamo parlare di questo personaggio? Sì, Veronica è un personaggio centrale perché è la... diciamo, la persona che arriva in comunità e alla quale la protagonista si lega fin da subito, è una personalità, come dicevi tu, controversa ma anche affascinante perché pur essendo una tossicodipendente ha delle caratteristiche che subito affascinano, quindi una vitalità, un'esuberanza, sono tutte caratteristiche che fanno sì che la bambina in qualche modo si leghi a lei. Certo, certo. Quindi comunque si instaura quel legame anche non soltanto diciamo tra adulto e bambino o bambina, ma c'è anche qualcosa che va al di là, quindi c'è una sorta di insegnamento che viene da questo, diciamo, da questo rapporto, da questo legame. Sì, la bambina si lega a lei, ma poi ha anche altre figure di riferimento che le stanno appunto attorno, che sono sostanzialmente degli adulti. Anche Veronica è un'adulta, però appunto con una particolarità che quasi la rende, o meglio, con una serie di tratti del carattere che la rendono quasi una bambina, cioè molto vicina a lei. L'insegnamento sì, nel senso che la bambina poi avrà modo tramite questo legame anche di crescere, di maturare, di cominciare a guardare anche la realtà con occhi diversi. Certo. Sì. Io ho notato anche leggendo nel tuo libro che usi spesso dei termini, per esempio il termine tossico, il termine handicappato, quindi vivere in una comunità che per te, che insomma per la bambina, l'adolescente, che ha voluto dire abbattere non so il colpo quegli stereotipi che vedono alle volte contrapposti quei cosiddetti termini che sono normale e non normale, e per molti magari può significare essere, non lo so, dare un discorso offensivo, quando in realtà poi è semplicemente un modo di fare che non è offensivo, ma al di là di quello che può essere il sentire comune. Sì, io uso questi termini, come dicevi tu, che sono un po' forse forti, particolari, ma calcola che la storia si svolge negli anni Ottanta, quindi non c'era tutto questo proliferare magari di termini così politicamente corretti come ci sono oggi, un po' anche soft, indiretti. Quindi innanzitutto vengono usati non in senso dispregiativo, cioè la bambina li usa perché fanno parte della sua realtà, cioè era normale all'epoca che si parlasse dei tossici o degli handicappati, ma appunto senza nessuna connotazione negativa, fanno parte del suo reale, ecco.
Io poi tra l'altro consiglio di leggere il libro, perché comunque io non voglio svelare il termine con cui vengono chiamati, ma soprattutto racconti l'aneddoto della scuola. Io ripeto, consiglio di leggerlo, perché sono ricordi di un adolescente, ricordi di una bambina, ma sono anche comunque dei ricordi molto ingenui, molto simpatici, che fanno vedere le cose con gli occhi di una persona che è al di fuori dal mondo magari degli adulti, ma allo stesso tempo vi è al di dentro, e quindi riesce a vedere le cose in maniera molto più pura rispetto a quelli che sono forse adesso i dettami della, come dici tu, del politically correct o comunque dei media. Cristina, io poi volevo sempre, a proposito delle domande che avevo preparato, chiederti, visto che la storia è ambientata in questa comunità, spesso sì, chi è fuori comprende poco o nulla le dinamiche di chi invece è dentro. Secondo te è ancora oggi così? Anche se poi tu mi dicevi che è ambientata negli anni 80, è una comune molto più aperta, giusto? Sì, la storia è ambientata in una comunità che appunto a quell'epoca aveva senso di mischiare insieme appunto l'aspetto della comunità di vita e l'aspetto in qualche modo del servizio. Oggi non è più così, nel senso che le comunità di accoglienza e di recupero si occupano appunto di fornire un servizio sociosanitario, quindi impostano un servizio ben specifico per la cittadinanza, quindi chi va in queste comunità lo fa di sua spontanea volontà, perché vuole diciamo, fare un percorso di disintossicazione dalle varie dipendenze, quindi è una scelta libera. Diverso magari il caso di una comunità di vita dove appunto alcune persone decidono autonomamente di vivere insieme. Oggi esistono dei casi, forse sono rari sicuramente, di famiglie che magari vivono insieme condividendo non solo l'educazione dei figli o anche dei stili di vita alternativi sul biologico, sulla natura, sul rispetto dell'ambiente. Quindi sono questi due aspetti di forme di aggregazione diverse, finalizzate appunto o ad una scelta di vita oppure ad un percorso di recupero. Quindi in questo caso la vicinanza, diciamo, della famiglia o comunque di persone che ti stanno vicino come appunto una famiglia, forse sono anche alle volte più curativi di una comunità in sé, cioè sembra che comunque questo stile, diciamo, di vita sia molto più familiare, almeno da come è raccontato nel libro. Nel libro sì, nel senso è una famiglia dove appunto oltre alla famiglia di sangue ci sono altre persone che sono una grande famiglia allargata. Però appunto ti ripeto, la ragazza, la bambina vive lì e quella è la sua famiglia. Diverso è chi viene per curarsi e fa un percorso diverso, nel senso ha bisogno sicuramente del sostegno di alcune figure professionali. Le famiglie poi appunto possono essere dietro e dare una mano in questo percorso, sicuramente sono figure importanti. Certo. Tra i personaggi che comunque tu descrivi nel racconto di cui tu parli, c'è Alfredo, che io credo che sia un altro di quelle personalità chiave del tuo romanzo, anche perché la sua personalità è inusuale, insegna a modo suo il percorso di crescita, la vita e alle volte come prendere questa vita. Almeno questo è quello che ho pensato io leggendo il libro, non so se mi sbaglio. Sì, no, hai ragione, perché Alfredo è un personaggio adulto, ma nello stesso tempo una figura quasi, come dire, è un saggio per la protagonista, ma un saggio, una saggezza senza fronzoli, senza sofismi, cioè è la persona di buon senso capace di dire molto anche senza parlare, parla anche spesso con i sorrisi, con i silenzi, è una figura cardine che anche lui aiuta la protagonista a maturare, a vedere la vita anche con occhi diversi, con maggiore approfondimento sulla realtà. Sì, tra l'altro, ripeto, avendo letto il libro, mi vengono in mente, mentre tu parli poi, delle scene, io questa la dico giusto soltanto come quando la bambina è sotto il letto e comunque è come se percepisse un po' lo sguardo o comunque il sorriso di Alfredo. Io lo consiglio perché ti fa immaginare di essere proprio là. Di essere, vabbè, puoi essere comunque protagonista quando leggi un libro, però se lo vedi con gli occhi della bambina è veramente, veramente bello, perché riesci a immaginare veramente la faccia di Alfredo. A me ha fatto immaginare la faccia di Alfredo.
vi dico la verità. Suo rifugiarsi sotto il letto e anche in altre magari stanze o luoghi della comunità che sono luoghi inusuali, particolari, sono appunto tutti luoghi in cui lei ha modo di guardare, di osservare, quindi è il suo punto di vista anche da posizioni anomale. Ad esempio sotto il letto riesce a sentire discorsi che avvengono fra gli adulti sopra, ed è un modo anche per avere informazioni, ma anche in qualche modo per interrogarsi, per stupirsi, per sorridere di tante cose. Alle volte uno potrebbe analizzare la questione del letto, di essere sotto il letto, è un po' come se uno si mettesse in una posizione privilegiata, cioè è come se uno si nascondesse in un posto e ha la possibilità di osservare o comunque di isolarsi dal mondo esterno. Io l'ho vista anche un po' così la cosa, cioè io ti racconto adesso brevemente questo esulo un po' dalla nostra intervista. Io privilegiavo il letto a castello, quando ero bambino mi piaceva stare in alto perché vedevo dall'alto le cose, invece la protagonista le vedeva invece dal basso, comunque le percepiva dal basso, e poi alla fine è una questione sempre di punti di vista. Sì, però è un modo privilegiato di vedere le cose, secondo me, da bambini. Sicuramente dal basso, perché c'è la timidezza della bambina, quindi la non volontà di esporsi, ecco, sono tutti angoli visuali sempre nascosti o comunque non in prima linea, cioè sono luoghi in cui si può ascoltare più che altro e diciamo riflettere, ecco. Certo. Cristina, io ci tengo innanzitutto, visto che non l'abbiamo fatta all'inizio, a mostrare la copertina del tuo libro, Chi resta deve capire. Tra l'altro in copertina ci sta un personaggio sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, che potrebbe essere, a questo punto dico Alberto, non lo so, comunque c'è un personaggio che, chi lo sa, è bellissima comunque la copertina, chi l'ha scelta secondo me ha avuto anche molto gusto sia per i colori che per i soggetti ritratti. Diciamo che edizioni E.O., giusto? Sì. Perfetto. A questo punto io passerei a un'altra domanda, passerei al personaggio di Nina, che poi ti dico la verità, mi ha fatto tornare alla mente un'amica radicale che purtroppo è scomparsa da poco tempo, che si chiamava Jasmine Garavaglia, che da sempre poi nella sua breve vita ha dato, diciamo, quel tocco anche di unicità, e mi ha insegnato a me o comunque anche agli altri che l'importante è difendere i propri ideali e non importa da quale altezza, visto che parliamo sempre di altezza. Lei appunto era una ragazza che viveva sulla sedia a rotelle e aveva purtroppo pure lei una patologia, aveva le gambe molto piccole, piccoline, quindi si spostava, però era molto forte e devo dire la verità partecipava con attivismo a tutte le manifestazioni, e quando purtroppo è venuta a mancare l'anno scorso, sulla sua pagina Facebook ci sono state molte manifestazioni di affetto, perché comunque era molto attiva indipendentemente dalla sua patologia, dal suo modo di essere, e ti ripeto, mi è molto rimasta, diciamo, alla mente quando l'ho letto questo libro, parlando di Nina e di quella storia delle scarpe che poi comunque si racconta. Tu cosa ne pensi di questo personaggio Nina? Allora, innanzitutto mi piace la frase appunto di Jasmine, il fatto di difendere i propri ideali non importa da quale altezza, perché in effetti gli ideali sono tali in quanto non si misurano né in centimetri né si pesano in chili. E infatti anche nel libro, se ricordi, tra le cose strane che cataloga la protagonista c'è il fatto che spesso quando si parla con un disabile, chissà perché, lo sguardo non si abbassa all'altezza del disabile ma resta sempre all'altezza, diciamo, umana, nel senso dell'uomo cosiddetto normale, quindi ad altezza superiore, quasi come se il disabile non esistesse, come se si parlasse in sua assenza. Mentre appunto Nina, come anche altri personaggi disabili, vivono per i loro ideali e lo dimostrano semplicemente, ad esempio, lavorando, perché lavorano come le persone non disabili, quindi sentono la dignità del lavoro e credono nelle lotte che portano avanti per i loro diritti. Certo. Io ripeto, leggendo il libro poi ci sono tanti passaggi che ti rimangono impressi, come
la storia della scelta della camicia di Alfredo. Comunque poi io non voglio svelare nulla, anche perché davvero consiglio di leggere il libro, perché è una visuale privilegiata probabilmente su un mondo che non conosciamo, o che comunque si conosce veramente poco. Ci sono troppi, magari alle volte nella realtà, luoghi comuni, quando in realtà le persone disabili vogliono semplicemente essere trattate per come sono, senza buonismi, perché come dicevi tu lavorano ed è giusto che sia così. A tal proposito, io volevo fare giusto una domanda di passaggio. Si parla poco anche di sessualità e dei sentimenti delle persone disabili. Pensi che queste tematiche un tempo tabù possono trovare invece accoglienza oggi? Ma guarda, la sessualità delle persone disabili è sempre stato un tema tabù, nel senso che forse fa paura, anzi sicuramente fa paura la fisicità di queste persone, il corpo che magari è un corpo diverso, tra virgolette, un corpo meno amato, o un corpo che non segue i canoni della bellezza. Quindi oggi quando si parla dei disabili si parla dei loro diritti, si parla della violazione dei loro diritti, o si parla, non so, di temi come l'assistenza, la pensione, però difficilmente si parla della sessualità, perché forse se ne ha paura, ma nello stesso tempo vengono prima altri diritti, forse, i diritti di cittadinanza. Non so se sai, nei paesi scandinavi sono sicuramente più avanti, cioè lì ottenuti i diritti, parlo di un paese come l'Olanda, la Danimarca, ottenuti i diritti principali, quelli appunto di cittadinanza, lì ci si pone in qualche modo, ci si dà in qualche modo il gusto di parlare anche della sessualità, di questi temi, dell'amore, dell'affettività. Quasi si volessero negare in realtà i disabili, quando invece appunto sono persone che hanno un sentire, un'affettività comune. Perfetto, no, ma sposo pienamente il tuo pensiero, anche perché, ripeto, oltre ad avere degli amici, in precedenza abbiamo trattato anche questa tematica, e siccome tu nel libro accenni alla personalità, avendo vissuto appunto in questa comunità, è molto, secondo me, non solo toccante, comunque importante parlarne. Passerei a un altro personaggio del libro, brevemente, che è Giancarlo, il prete, che direi anticonvenzionale rispetto agli altri. Sì, è un prete particolare, sicuramente fuori dal comune anche lui, perché quasi prima di essere prete, per la protagonista del romanzo è altre cose, è una figura sicuramente carismatica, è una figura coraggiosa, è la persona che ha fondato la comunità in cui vive insieme ai suoi genitori, quindi è un prete fuori dal comune perché ad esempio non veste con gli abiti tradizionali dei religiosi, o ascolta musica di un certo tipo, o dice parolacce quando si arrabbia, quindi diciamo, è una personalità fuori dal comune, ecco, non è vista come tradizionalmente vengono visti i religiosi oggi o anche un tempo, cioè non so, il loro abito che in qualche modo li delinea, o anche semplicemente come persone sempre pie, calme, sante quasi, quando in realtà appunto sono persone comuni alla fine. Io una volta feci anche un discorso con un prete, sempre sull'intervista di questo, e spiegavo che comunque, vabbè, il prete alla fine è un essere umano che, anzi, più dei fedeli ha bisogno di avere la chiamata di Dio ogni giorno, quindi comunque, essendo una persona che ogni giorno rinnova i propri voti innanzi a Dio, è anzi più degli altri bisognoso di preghiere o comunque di attenzioni. Poi il tuo, cioè quello che descrivi tu, Giancarlo, ascolta addirittura il jazz, quindi sicuramente è una personalità molto poliedrica rispetto ad altri che probabilmente ascoltano solo canti sacri. Senti, Cristina, io un'altra domanda che ci tenevo a farti, perché tu l'hai accennato prima mentre parlavamo, è che dedichi una parte del tuo libro a catalogare appunto le cose strane che hai visto, che poi potrebbe essere anche un consiglio da dare a tutti, forse per liberarci dei nostri pensieri cattivi, non so, dei fantasmi che abbiamo alle volte nell'armadio, cioè è un bel modo di catalogare le cose strane. Sì, lo fa la protagonista perché in effetti rimane colpita da alcune stranezze, diciamo, del mondo magari così normale, aveva rapportato al suo.
più che un consiglio, diciamo che non mi sento di dare un consiglio in questo senso. Liberarsi dai propri fantasmi può avvenire per ciascuno in modi diversi. Più che altro, diciamo, la volontà, ecco, di guardare sempre alle cose senza pregiudizi, quindi con un'apertura e anche una curiosità, perché è in questo modo che ci si apre alla conoscenza dell'altro, quindi la stranezza vista come comunque un arricchimento, non come una barriera, ma avendo sempre la possibilità di dialogare, anche spesso di sorriderne. Certo. E comunque dai racconti che tu fai, a parte poi quelli che sono proprio le storie contenute nel libro, nelle cose strane tu racconti anche dei piccoli aneddoti quotidiani, cioè sono quelle piccole cose che alle volte sembrano insignificanti, però in realtà per una bambina di 11 anni, 14, 15, perché poi come dicevamo il libro si snoda attraverso le varie età della vita della protagonista, e ne demarca poi una personalità che è diversa secondo me rispetto alle bambine, perché anche quando lei va a scuola e si paragona ai suoi amichetti e ai suoi amici si vede un po' la differenza, che non dico è più grande, comunque sicuramente ha un bagaglio di esperienze maggiori. Sì, la differenza con le amichezze della scuola, prima elementare, poi media, poi superiore, si vede in un crescendo. Ad esempio è emblematico uno degli episodi in cui lei va a casa di un'amica, quindi un nuovo modo di vivere, quindi un appartamento con i tappeti, per dire, cosa che in comunità appunto non esiste, o anche il bagno di servizio distinto dal bagno degli ospiti, tutte quelle piccole accortezze comuni anche ad oggi, ci mancherebbe, che però appunto vengono visti come magari delle stranezze, come delle cose su cui riflettere, su cui semplicemente sorridere, che le danno un po' anche il senso a volte della sua inadeguatezza, però nello stesso tempo fanno parte del suo modo di osservare, di guardarsi intorno. Tu invece mi facevi tornare alla mente con questa storia del bagno, che adesso non ci stavo pensando, che un po' qui al sud si usa avere invece la cucina buona e la cucina invece per gli ospiti. Io ci pensavo un sacco sulla questione del bagno, perché poi sono andato a trovare di recente un'amica che si è sposata e quindi è andata in casa nuova, e poi comunque c'è sempre il bagno dove ti fanno andare degli ospiti e quello invece che tieni da parte, dove ci metti le scope, ci metti le cose. È una mentalità, secondo me, anche un modo di porsi, o comunque un modo di voler far apparire le cose, quindi l'apparenza, mostrare agli altri che va tutto bene, che è tutto così, quando magari poi nel piccolo bagno con lo strofinaccio magari messo così e la scopa messa così c'è tutta quell'umanità, quella veridicità e quella verità che ci manca e che molte volte abbiamo paura di mostrare. Questo è... E il tuo libro dà quest'idea, cioè quel lato che hai tuo da voler mostrare, che molte volte non lo fai, lo riesci a fare più una persona mai disabile, una persona che è in una condizione diversa dalla tua e riesce invece a suo modo a insegnarti qualcosa che forse riesce a scoprire soltanto quando le cose sono cambiate, diciamo così, giusto? Sì, nel senso è uno sguardo, ti ripeto, uno sguardo sulla realtà diverso, dove appunto non si dice quale è giusto e quale è sbagliato, perché sono tutti e giusti, sono semplicemente diversi, quindi sono entrambi da comprendere se si riesce, o comunque da vivere, ecco, nella pienezza e nell'apertura. Certo. Bene Cristina, io a questo punto devo dire che il tempo a nostra disposizione è praticamente terminato. Prima di salutarci voglio nuovamente far vedere la copertina del libro, che è Chi resta deve capire, scritto da te Cristina Lio. Dicevamo che edizioni EO, anche se è giustamente trovabile, si può rintracciare alla Feltrinelli, giusto? Perché poi alla fine è edito da Feltrinelli, giusto? Sì, no, dunque si trova in tutte le librerie, probabilmente qualcuno non ce l'avrà, però si può ordinare, poi ovviamente si trova online, esiste anche la versione ebook, quindi ebook. È abbastanza reperibile. Innanzitutto ti voglio chiedere, poi logicamente la possibilità, lo faremo sicuramente alla fine dell'intervista, lasceremo sul sito il tuo contatto, così chi volesse ad esempio farti delle domande o eventualmente mettersi in contatto con te per qualunque cosa, immagino anche la possibilità di presentare il libro fisicamente, non soltanto virtualmente come è avvenuto oggi
avvenuto oggi qui, perché poi è bello anche disquisire proprio con l'autrice. Escono fuori sicuramente delle domande che non ti vengono in mente, oppure ti va proprio di approfondire qualcosa che con il libro magari alla mano riesci di più a fare. Quindi Cristina, io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai dedicato e non so se un domani deciderai di volerci venire nuovamente a trovare o per questo libro, perché magari non lo so, ti va di approfondire un personaggio, o per un altro libro che hai intenzione di scrivere, su Liberi TV e su Spazio Certi Diritti sei sempre la ben accetta, ti dico la verità. Bene? Va bene, grazie Riccardo. Allora ti auguro un buon proseguimento, ripeto, avremo tutti i tuoi riferimenti, sia il libro Chi resta deve capire che è il tuo contatto alla fine dell'intervista, e a questo punto cedo la linea alla regia Donato Volpicella per il proseguo delle trasmissioni e ringrazio ancora Cristina Lio per il tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora Cristina. Grazie a voi, ciao, buona serata.